collaboriamo quotidianamente con la Corte dei Conti, anche il Procuratore Generale all'inizio del suo intervento ha sottolineato un passaggio e condivido un po' quella funzione consulenziale, preventiva, che io trovo molto positiva. Ovviamente condivido il passaggio sull'assoluta negatività dell'autonomia differenziata per come è stata configurata. Chiaramente solo noi che siamo in prima linea come amministratori sappiamo che cosa significa oggi fare l'amministratore in concreto, con un debito storico allucinante, con leggi tagliola, con disuguaglianze e discriminazioni, con leggi assolutamente inique, con appesantimenti burocratici. Se ci fosse magari stata una così alta sensibilizzazione in anni passati non saremmo giunti dove siamo arrivati. Quindi credo che questo sia un passaggio importante, sempre rendersi conto che significa fare l'amministratore locale, perché poi è importante fare riflessioni di carattere generale, ma poi chi sta sul campo di battaglia sa quanto spesso è difficile poter unire un ragionamento teorico con un'azione concreta quotidiana.